Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo, benvenuti in Nevada e benvenuti a Goldfield. Questo è il parcheggio che abbiamo utilizzato questa notte. La cittadina di Goldfield è a 3-4 km da quella parte e probabilmente ora andremo a visitarla perché ci siamo passati ieri e sembra veramente molto caratteristica. Qui alle nostre spalle ci sono parcheggiati i nostri amici Carlos e Maggie, con cui ci siamo ricongiunti ieri sera. Hola! Buon dias! Adesso probabilmente passeremo la mattinata insieme, però dopo ci dovremo salutare perché loro vanno dalla parte opposta alla nostra. Guardate che deserto strafavoloso, veramente di qua sembra infinito. È ora di preparare un buon caffècito. Stamattina dobbiamo spostarci, fare un po' di strada e andare a visitare altri posti qui negli Stati Uniti. Per arrivare fin qui abbiamo percorso circa 200 km di strada drittissima, dove oggettivamente abbiamo incontrato veramente poche macchine. Probabilmente non è che sia una strada poi così tanto utilizzata questa. Infatti, nel mezzo c'è solo una stazione di servizio. Guarda caso, ieri sera Carlos e Maggie ci hanno parlato dei loro monopattini che tengono lì. Ci hanno detto che sono veramente performanti e loro lo utilizzano tantissimo, soprattutto nelle città. E praticamente lì Carlos ha già fatto il sistema di carica in modo tale che lui da dentro la cellula attiva un pulsante e ricarica sempre il monopattino quando ce n'è bisogno. Eccoli qua i monopattini, sono della Xiaomi. Dice che vanno fino a 27 km all'ora. Quanto chilometros di autonomia? Io parlo di 35-38. 35-38 km. Sono più che sufficienti. Qui ha fatto un bel sistema per bloccarlo. Mi gusta, tutto molto semplice. E sta caca è toda de madera, eh? Mi piace avere il camion di Carlos vicino perché è il cugino di Valentino e qua negli Stati Uniti veramente sono cosa più che rara e quindi è bello averli vicini, che si tengono un po' di compagnia. Bene, ci prepariamo a spostarci, non di tanto. Andiamo a Goldfield che è là, vedete c'è anche l'antenna del telefono cellulare. Ieri sera ho trafficato con Carlos ed è saltata fuori questo raccordo, questo niplettino, niplessino come si dice. Ci farò delle cose strane. Ciao deserto assoluto! Intanto Carlos si è dimenticato Maggie per strada. Vamos! Vamos! Però che bello riparlare un po' di spagnolo, eh? Tutta la sera, ieri sera abbiamo parlato spagnolo. Non tenemos que olvidar español. Stiamo arrivando a Goldfield. E là dietro c'è la miniera d'oro. Siamo arrivati. Parcheggiamo qua e andiamo a vedere questa bella cittadina. Ragazzi, intanto c'è il centro de visitantes dedicato a Jack e Dolores. Come potrete immaginare dal nome, Goldfield nasce come centro minerario per l'estrazione dell'oro. Sembra essere stato uno dei più ricchi al mondo. Pensate che qua sono stati estratti circa, considerato il valore di oggi, 2 bilioni di valore in oro. Ragazzi, qua ci sono delle costruzioni un po' particolari. Mi piacciono un casino questi cartelli stradali. Se siete appassionati, questo è il posto per voi. Bellissimi! Questi sono tutti cartelli veri, non sono finti. Wow! Ragazzi, non riesco neanche a capire di preciso che cosa vende. Non so se quello è un UFO. Bellissime le macchinette della Coca-Cola e della Pepsi. Qua c'è una catena, non so se arriverà da qualche macchinario per la mineria. Sono affascinati questi posti. Qui ci sarebbe anche un'altalena, ma in questo momento è già occupata, ragazzi. Non lo so. Bella questa marmitta, raga. Mi sa che in questo paese ci sono un sacco di negozi che vendono roba vintage. Ci sono anche un po' di cucine. Questa che è un'opera d'arte. Non so bene quale possa essere il significato artistico di questa specifica parte. Questo sembra un nastro trasportatore minerario. Effettivamente queste pietre sono tutte un po' sbrilluccicanti. Negozi di fuochi d'artificio a manetta. Qua siamo sulla strada principale, quindi passano anche i camion. E comunque qua ce l'hanno coi teschi. C'è lì il ciuco teschiato.
E lì c'è anche il teschio che ci ricorda che è meglio non bere acqua qua. Voilà. Bellissime queste cose. Io quando vedo sta roba mi ricordo sempre di Marrakesh Express. Pellicola italiana. E qua c'è anche Radio Goldfield. C'è anche la signora che faceva la radio. Bellissimo. E che trasmettevano i suoni del gallo qua? Stanno trasmettendo. O che trasmettono il suono del ciuco? Oh, dice che era ascoltata in tutto il mondo questa radio. Che posto è? No, guardate che bella questa tiendita. Se entri dentro c'è talmente tanta polvere che non esci vivo. Tutto impolverato con un centimetro di polvere. Gusta questo Luca. Il burro flash è il burrito más rapido del mondo. Comunque è oggettivamente un posto strano. I burritos, e non quelli che si mangiano in Messico, sono stra importanti, infatti ce ne sono tantissimi perché servivano per trasportare le merci da un posto all'altro. Sembra che abbiano appeso veramente tutto quello che avevano. On my way down memory lane, you and me long time ago, and we were teens with tremendous dreams. Ecco perché tutti burro. Anche questo mi sembra un deposito di tantissime cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Ma comunque qua voglio mostrarvi l'auto del futuro, quella da camperizzare. Secondo me ci sono buone opportunità. La Art Car di Goldfield. Perché ci stanno ste Ken e ste Barbie distese qua? Ci sono anche un sacco di Babbi Natale. Perché gli scarponi da sci? Perché? Cioè, sono incredibili. E volendo, di fianco c'è anche già la sua roulottina bella pronta. Ecco, diciamo che le bambole che ci sono appiccicate sono un po' inquietanti. Tra l'altro, secondo me, il sole fa sì che si sciolgano tutte. È veramente inquietante questo posto. C'è anche Frankenstein. Comunque, su questa macchina c'era già montato anche il telefono. Parliamo di... era molto avanti. E c'era stava pure la radio, naturalmente. Non può mancare. Tra l'altro una Midland, come le nostre. Wonder if you think about me like I think of you. Wonder if you dream the way I do. Ti dice feel free to take photos, però please don't touch the cars. Cioè, raga, tanta roba. Io ho visto l'ambulanza dei Ghostbusters. Ma voi ditemi se questa non è l'ambulanza dei Ghostbusters. Secondo voi è uguale? Io è tantissimi anni che non lo guardo il film, però appena l'ho visto è fantastica, è pazzesca. Sì, certo, dentro ancora un po' da restaurano, non avrebbero usata neanche i Ghostbusters. La cosa bella è che le macchine stanno prendendo lo stesso colore delle pareti di questo edificio. Tutti questi edifici sono numerati e sono indicati come edifici storici per Goldfield. Questi erano gli edifici dove abitavano le persone che lavoravano e svolgevano le loro attività qui a Goldfield. Ce ne sono veramente tantissimi. Non si può proprio definire una ghost town? Quasi. Qui abbiamo addirittura una targa commemorativa di un incontro di box, Guns contro Nelson del 1906, 42 round qui a Goldfield, pazzesco. Ma ragazzi, qui come in altre cittadine degli Stati Uniti che abbiamo visto finora, soprattutto quelle minerarie, era importantissima la ferrovia, pensate che ne erano state costruite 5. E qua ci sono ancora dei resti che ricordano gli ingressi alla stazione. Quando due geologi hanno trovato nel 1902 l'oro qui a Goldfield, non c'era praticamente niente. Dopo pochissimo tempo, pensate, sono state costruite 5 ferrovie, tra cui un collegamento chiaramente con Las Vegas. E qui c'era anche la Camera del Commercio e ci ricorda una data importante per Goldfield, il 1902, anno in cui è stato trovato l'oro. Bene, ci spostiamo un attimo, non andiamo tanto lontano, perché... abbiamo parlato di cimiteri di auto o di demolitori, qua ce n'è uno molto particolare. Com'è a destra? Vai, vai, vai!
andiamolo a vedere. No vabbè, pazzesca. La prossima a destra. Rispetta l'arte e gli artisti. Ammazza, oh, è proprio incredibile. Ma hanno messo anche dei bus in verticale. Ma come hanno fatto? Cioè, anche laggiù in fondo. Questa è una macchina messa così in verticale. Ma che posto è? Effettivamente è un posto un po' strano. Ci sono tutte queste macchine decorate, veramente messe come se fossero degli alberi. Un'altra delle tante cose strane che si possono vedere qui a Goldfield. Salutiamo i nostri amici. Chissà quando ci rivedremo, prendiamo direzioni diverse. Noi però, prima di lasciare questo posto, facciamo un giro nel cimitero delle macchine, degli autobus. Sembrano macchine piovute dal cielo. Eh sì. No, guarda queste, qua hanno messo una sopra l'altra. Come hanno fatto? Oh, oh, oh. Wow. Allora, sotto non mi ci metterei. Uno squalabus piantato al suolo. Non ci passiamo sotto però, eh. Vamos. Da qua sopra si è piegato il cofano come se si stesse amalgamando con il furgone sottostante. Che posto da Mad Max! A questo punto salutiamo Goldfield, il cimitero, la foresta delle macchine e la miniera d'oro laggiù sullo sfondo. Andiamo verso ovest, in realtà in direzione quasi un po' della Death Valley. Guardate qua di fronte che strada pazzesca stiamo per prendere. E ci dice anche che Next Gas 58 miles, cioè quelle là in fondo non sembrano neanche montagne, sembrano delle dune pietrificate. Cioè mi sembra di vedere un erg pietrificato qua davanti. Qua adesso prendiamo una deviazione della deviazione per andare verso Gold Point, un manto di asfalto nero che ci porta verso una montagna in questo momento anche lei nera. Sono spariti anche i Joshua Tree. Ah, ma qua vengono a fare... Qua vengono anche a scremare. Ma quel camion lì che roba era? Che posto. E là sono un camion dei pompieri. Chiaramente Gold Point, anche questo sarà stato un posto minerario. È diventata una mezza ghost town. Alla faccia. Tra l'altro è targato California, eh?
Che mezzi! Questo assomiglia tanto a uno dei mezzi militari che abbiamo visto dai Diesel Brother. Raga, su questo veicolo si sono esercitati con il tiro a segno. Ragazzi, pensate che ai primi del Novecento in questo posto addirittura c'era l'ufficio postale e il telefono. Intorno al 1940 è stato chiuso tutto, non c'era più niente. Qui finiva la strada asfaltata, adesso noi dobbiamo prendere quella direzione e guardate questa strada stradritta che taglia in mezzo al deserto. Ci ispira molto, penso proprio che prenderemo questa. Vamos! Andiamo avanti! Ci dice di prestare attenzione perché fanno solo la minima manutenzione a questa strada. Comunque questo paesino era veramente simpatico, diciamo un'estensione di Goldfield. In un posto un po' più remoto, perché non c'è la strada principale che ci passa, ci devi venire proprio apposta. So go ahead and leave it. Ma che strada è? Ma dove t'ho portato? Pazzesca! Pista strepitosa alle nostre spalle, oltre 12 km di linea retta in mezzo al deserto. Buona, pausa pranzo! Comunque questa sarebbe stata l'Ida. Che pensate, qua c'è scritto che è stato il punto d'inizio delle prospezioni per la ricerca dell'oro in questa regione a partire dal 1860. In realtà qui sembra che non è che ne abbiamo trovato tantissimo, è vissuto per un po' questo villaggio, però non è durato tantissimo. Io oggi ho chiesto a Lucia se mi faceva i nuggets, che mi piacciono tanto. E noi non li facciamo fritti, li facciamo alla piastra, leggermente meno unti. E con cosa li accompagniamo questi nuggets? Con un po' di verdurine. E questa che facciamo? La cipollata? Buona, c'ho fame! Sei pronto per il tuo piattino? Sì, e utilizziamo anche un po' delle salsine che ci hanno dato nei vari fast food dove siamo stati. Non si butta via niente, mangiamoci questa maionesina. Buon appetito! Stiamo facendo su e giù. Passati da un bosco nuovamente al deserto e c'è laggiù l'ombra della nuvola che ci sta sopra, che rende veramente questa atmosfera ancora più emozionante. E c'è anche un vento pazzesco laggiù, guardate quanta sabbia sale. La strada sale di brutto, sembra una stretta stradina di montagna. Ci presentiamo di fronte al cartello del Jeeper Pass. Ammazza che montagna là davanti, si ritorna a vedere la neve. Mi sembra incredibile vedere la neve sulle montagne. E c'è anche un bel cielo nero, eh? Sembra di essere in un forno che si accende e si spegne. A tratti fa un caldo pazzesco, a tratti fa freddo. No, vabbè, ma che valle c'è qua sotto? No. Bellissima. Stradina da motoretta questa qua. Con la moto ti diverti. Qua c'è scritto che c'è il discesore. Questa montagna è tutta fatta di detriti, sono pietre squadratissime, nerissime. E noi ci stiamo infilando proprio in mezzo, cioè sembra di essere sul fondo di una miniera. È tutto
tu sali e scendi questa strada, pazzesco, povero Valentino, stiamo facendo fare tanta fatica e poi la spreca tutta in discesa, pazzesco, là in fondo cambia il colore, torna giallognolo. Qua c'è della terra che sembra color oro, visto tutto l'oro che c'era qua dietro, chissà, magari. Qui siamo saliti veramente un bel po' e fa un bel freschino, ma abbiamo visto una deviazione per una Pine Forest. È questa qui, l'abbiamo presa, dovrebbe portarci tra 8-10 km a circa 2600 metri. Stavamo pensando di fermarci qua per la notte a 2600 metri, così magari un po' di freschino. Stanno anche stappando le orecchie. Ah! In effetti questi pini stanno aumentando sempre di più man mano che si sale. Che strada, guarda qua! Wow! Bel salitozzo, come se non ci fosse un domani, tante curve e molto stretta. No, guardate che vista che c'è da qua su. Che montagna, raga! Wow! Vediamo se arriva da qualche parte sto stradino. Vado a vedere a piedi? No, andiamo di 4x4 e vediamo se arriva. Nel caso ce la dobbiamo fare in retro. Nel caso ce la dobbiamo fare in retro, sì. Bravo. Assurriata. Qua non è neanche tanto facile far manovra per tornare indietro, quindi Simone è andato a vedere avanti. Adesso sentiamo il responso. No, la strada finisce e c'è un... ed è tutto storto. Quindi dobbiamo tornare indietro, c'è poco da fare. L'albero! Dobbiamo cercare delle pietre, no, ci sono delle pietre. Adesso ci servono un po' di pietre. Vado a vedere dietro. Sì. Dai, ci siamo quasi. È stata un po' una faticata, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo messo quasi in bolla. E comunque laggiù abbiamo una magnifica vista di quelle montagne che hanno anche la neve. Notte al fresco, che bello! Bene, ci siamo piazzati, ringraziamo le nostre pietre, ci siamo livellati un po', in realtà forse pendiamo un po' indietro. E va bene, ce ne faremo una ragione, però guardate che posticino che ci siamo trovati. Meraviglioso! Tantissima roba! Stasera facciamo un po' di melanzane grigliate. E poi non lo so, se mi va faccio la melanzane alla parmigiana con le melanzane grigliate. Si muove da sola. No. Ma qua alla fine non vedo solo la parmigiana. Eravamo indecisi su cosa mangiare stasera.
e alla fine ho fatto un sacco di cose. Hai fatto tutto quello che avevamo detto che si poteva mangiare singolarmente. Cioè, ma questo è proprio, cioè, sembra festa. Eh sì, eh. Ma ci mangiamo tutte queste cose? Wow, tanta fame. Speriamo sia tutto buono, ma credo di sì. Hai dovuto incollare gli ovini con la mostarda, perché sennò si muovevano dal piatto, perché siamo un po' inclinati. Eh sì. Oh, questa è una bella idea per il camperista, eh? Hai visto? Li ho ancorati. Wow, questo è da grande serata. Buongiorno ragazzi, siamo qui nel medio della foresta nera, nel sud-ovest della Germania, e prima di raccontarvi qualsiasi altra cosa, facciamoci un buon caffè. Effe, lo vuoi un po' di caffè turco? Preparato ieri? Sì. Oggi siamo, ragazzi, in un posto pazzesco. Guardate fuori. Avevamo paura che qui ci potesse essere un rave ieri sera, ma per fortuna, todo bien. Tranquillissimo. Ragazzi, guardate che posto pazzesco. Equipaggio, stanotte ha fatto un po' freddo, quindi prima di partire scaldiamo Jarvis. Ok, adesso aspettiamo 5 minutini che si scalda Jarvis e poi andiamo. Vamos! Now they'll get